E adesso ci colleghiamo in diretta con la nostra Marina Moretti che si trova a Città Sant'Angelo, che oggi vive una giornata importante nel quadro di già una serie di belle notizie che sono arrivate negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, circa l'immagine e la qualità della vita di Città Sant'Angelo stessa. A te Marina con i tuoi ospiti, buona giornata, vedo il sole che splende, quindi anche il tempo vi accompagna in un posto magnifico. A voi. Eh sì, l'hai detto direttore, il posto è magnifico, Città Sant'Angelo è una bellissima cittadina, il sole c'è e ci sono anche le buone notizie. Per la verità oggi sono un paio di buone notizie. La prima è che nel pomeriggio ci sarà un consiglio comunale che dovrà decidere una convenzione importante, perché vedrà una collaborazione fra il comune di Città Sant'Angelo, in particolare il museo laboratorio manifattura tabacchi e l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Ci faremo spiegare dal sindaco Gabriele Fiorindi, che è accanto a me, in cosa si esplicherà poi questa convenzione una volta passata in consiglio comunale. E poi ho accanto a me anche Enzo De Leonibus, che è il direttore, il nume tutelare, il custode direi anche di tutta questa struttura, di questa bella struttura che ospita tante rassegne d'arte importante, che è aperta tutto l'anno e che anche si dà molto da fare anche con i bambini, con le giovani generazioni. Dunque la formazione, parlando di Accademia delle Belle Arti, è già di casa qui a Città Sant'Angelo. Ma oggi pomeriggio, sindaco, cosa andrete a votare? Andiamo a votare questa convenzione che andrà a normare i rapporti tra l'amministrazione comunale e l'Accademia. Ovviamente io non devo ringraziare pubblicamente sia Enzo De Leonibus sia il direttore dell'Accademia, che ha voluto con forza che a Città Sant'Angelo ci fosse questo ulteriore riconoscimento. Io ho detto nella mia intervista un sogno che si avvera. Ovviamente spero che sia soltanto l'inizio. Questo biennio porterà l'alta specializzazione e Città Sant'Angelo si presta perfettamente come laboratorio, perché abbiamo delle meravigliose chiese, cappelle che comunque hanno bisogno di restauro e quindi saranno un laboratorio vero e proprio per i restauratori che verranno. Qualcosa di simile accade per esempio a Spoltore, dove sono impegnati dei giovani nel restauro di San Panfilo, ma qui ci dovrebbe essere un progetto magari anche che non abbia un inizio e una fine, ma che possa continuare a fare proprio di questo luogo un luogo stabile dedicato alla formazione, è così? Ma io intanto sono contento di aver messo in rapporto, in sintonia due istituzioni. E l'idea che un'istituzione prestigiosa come l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila possa avere interesse su Città Sant'Angelo mi riempie di gioia, visto che mi occupo di arte contemporanea. Io credo che questo primo passo, la convenzione, possa segnare un lavoro duraturo e proficuo. Credo che i personaggi che hanno voluto questa cosa sono credibili ed hanno la voglia di puntare al futuro piuttosto che, no, a un fast food reale. Io spero e credo che ci sono tutte le condizioni per far sì che in questo luogo l'Accademia possa anche ampliare la sua attività formativa e didattica. E poi per quanto riguarda la possibilità di aprire anche a Città Sant'Angelo dei laboratori di restauro, ne sarei contento, anche perché è un paese che vivo e che adoro e amo. E invece la seconda buona notizia, Carmine, se mi permetti, faccio dire rapidamente al sindaco questa classifica, una nuova classifica che vede fra i posti più ameni e più gradevoli dove trascorrere il periodo del ritiro, insomma la pensione, diciamo così, e vede proprio due località abruzzesi, Popoli e Città Sant'Angelo. Sì, diciamo, dopo il primo articolo, la prima classifica, arriva anche questo ulteriore riconoscimento. Ovviamente questa cosa a noi fa molto piacere. Vuol dire che da gennaio dell'anno scorso ad oggi abbiamo operato bene e coloro che sono venuti a toccare con mano queste particolari raccomandazioni che fanno per Città Sant'Angelo hanno avuto modo di verificare che effettivamente ciò che il giornalista o le giornaliste dicono risulta verità. Io ho avuto qualche mese fa anche una cinquantina di portatori di interesse americani e canadesi,
che poi alla fine della giornata hanno voluto scrivere una lettera da inviare alla prima giornalista di Forbes per dire che loro avevano certificato con la loro presenza ciò che la giornalista asseriva. Tutto vero, dunque cronaca vera. Carmine, qualche domanda? No, niente, non possiamo aggiungere altro, anche perché a Città Sant'Angelo si voterà tra un mese e poco più, quindi non possiamo fare endorsement, però possiamo soltanto fare i complimenti al sindaco, perché comunque non sarà ricandidato e quindi questo ce lo farà passare anche un po' la par condicio. Davvero complimenti a tutti voi e naturalmente alle 20.05 questa sera da non perdere lo speciale di approfondimento. Grazie Marina, grazie ai tuoi ospiti. E grazie. Buon lavoro. Grazie.